Entriamo nel vivo della tavola rotonda. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi in presenza, tra l'altro ne arrivo chi da Londra, chi dalla Toscana, se non ricordo male, da Rosignano, Marco Frei, presidente di Global Compact Italia, Alberta Pelino, responsabile di Youth 20, dell'Engagement Group del G20, che inviterei a venire qui con me sul palco. E dovrebbe essere collegata con noi invece, perché buonasera e grazie di essere riusciti, nonostante, perché la faccia della sostenibilità, io mi muovo sempre sulla 1 ed è un disastro, faccio il segno della croce ogni santo giorno che mi sposto da Bologna a Milano. E Filomena Maggino invece, che è la Centro di Statistica Sociale al Dipartimento di Scienze Statistiche della Sapienza di Roma, spero che sia collegata qui con noi, se non c'è ancora, c'è. Eccoci, buonasera Filomena. Eccoci. Il tema che dovremmo cercare di approfondire qui ora insieme, cercando appunto appunto entrare un pochino nel vivo degli elementi, degli spunti che ci hanno dato, è quello appunto: il futuro sostenibile è davvero l'unico possibile per le imprese. Io partirei con una domanda a Marco Frei, che appunto è docente anche di classica materia economica all'università, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con una domanda provocatoria, che era l'affermazione di Milton Friedman, che diceva che in realtà l'unica responsabilità sociale dell'impresa è fare profitto. Mi rifaccio anche a un libercolo che è uscito quest'estate di Franco De Benedetti, dove appunto diceva che passare dall'idea dalla shareholder, appunto, economy alla stakeholder, allo stakeholder capitalism è un errore. Quindi conviene fare profitti per fare del bene o fare del bene per fare più Ma profitto? in realtà forse una delle più autorevoli organizzazioni americane, la Business Roundtable, neanche un anno fa, ha riveduto completamente la propria posizione, cioè dicendo che la stakeholder economy effettivamente oggi è assolutamente indispensabile. Quindi Friedman è stato messo in un angolo dopo tantissimi anni. Quindi, Peraltro gli anni più ricchi, ma io voglio essere, sono stata volutamente provocatoria, ecco, non sto, era semplicemente per dare un po' di sale a questo pomeriggio, ecco, volevo stuzzicarla un attimo no, perché. oggi l'indispensabilità, quindi l'unico modello di sviluppo possibile, sembra che sia penetrato in maniera estremamente significativa all'interno di tutto il mondo degli attori economici e non solo, ovviamente. Quindi che questa sia l'unica strada possibile e che la consapevolezza delle imprese, di questa necessità sia andata crescendo in maniera significativa, è assolutamente vero. Tant'è che noi lo vediamo anche l'agenda 2030 rispetto all'agenda del millennio dei 15 anni precedenti ha avuto un impatto assolutamente rilevante con tutti gli attori, tutti si misurano con. Noi in questi giorni in università stiamo facendo il nostro report e ci misuriamo cose. Le imprese lo fanno, le associazioni lo fanno, c'è il report presentato oggi. Quindi io credo che siamo veramente in una situazione in cui dopo tantissimi anni la sostenibilità è un driver importante. Perlomeno lo è all'interno del contesto europeo. Il contesto europeo, questa è una scommessa di posizionamento di lungo periodo assolutamente E i numeri delle aziende danno ragione a chi la sostenibilità la sta cavalcando da più tempo, comunque in qualche modo che ha anticipato un pochino. rilevante. Sì, assolutamente sì. Poi, come al solito, quando i numeri crescono in maniera significativa, ci sono anche diversi livelli effettivi di impegno. Quindi questo è un momento in cui tutte le organizzazioni, Global Compact sta crescendo in maniera estremamente significativa, CSR Europe, cioè c'è effettivamente un'attenzione molto molto forte, ma soprattutto abbiamo fatto un incontro, c'era anche la dottoressa Gualtieri l'altro giorno con gli amministratori delegati delle principali aziende italiane insieme all'ambasciatore a New York presso le Nazioni Unite, e il commitment che ne è emerso è straordinario se noi ci rapportiamo a quello che accadeva un po' di anni fa. Quindi, per dare la rappresentazione sia del nostro paese sia a livello internazionale, c'è una volontà molto forte di impegnarsi in questa direzione. Poi, come al solito, bisogna distinguere quello che è impegno vero, sostanziale, quello che è greenwashing, magari, ma poi su questo ci torniamo. Assolutamente.
Filomena Maggino, nella chiacchierata che abbiamo fatto prima appunto per prepararci a questo incontro, lei ha fatto un appunto che io ho condiviso sulla definizione di sostenibilità, che oggi appunto sempre in questo approccio di greenwashing, appunto comunque di dare appunto attenzione estrema a quello che è il contesto, l'ambiente, la natura in cui ci muoviamo, forse stiamo perdendo di vista qual è il reale significato di sostenibilità. Lei tra l'altro ha lavorato per 3 anni con il precedente governo, la voce va e viene, spero che si senta, appunto la cabina di regia sulla benessere e sostenibile. Ecco, che cosa significa sostenibilità e come appunto per chi come lei si occupa di statistica, quindi parte dagli indicatori, dai numeri e non appunto dalle necessità delle imprese, quindi guarda il tema dall'alto, e dove stiamo sbagliando oggi nell'affrontare il tema della sostenibilità secondo lei? Grazie innanzitutto per avermi coinvolto in questo evento. Vorrei unirmi alle parole di Jan e fare le mie congratulazioni per questi 20 anni dell'associazione. Mi sembra che sia una bella realtà italiana e non solo, e dobbiamo veramente unirci agli auguri per un futuro, come giustamente dice il titolo di questo evento. Sostenibile. La sostenibilità è un tema non nuovo e molti ci hanno lavorato, molti hanno cercato di definire. A livello teorico è anche possibile definirlo, ma quando vogliamo calare questo concetto nella realtà ci rendiamo conto innanzitutto che dobbiamo legarlo a qualcosa. Ci si deve chiedere la sostenibilità di chi, di che cosa, di perché. E queste domande spesso ci portano a immediatamente collegare il concetto al concetto di complessità, ovvero nel momento in cui noi pensiamo di sviluppare un'azione anche che sia sostenibile, ci rendiamo conto che quell'azione impatta non solo su quel settore specifico, ma anche su altri settori. Ed è un po' questa la chiave di interpretazione del tema. Ecco perché, come giustamente diceva lei, critico un po' l'approccio settoriale, l'approccio che dice che c'è una sostenibilità ambientale, sociale, economica. O ci sono tutte e tre o non ci sono, anche perché la sostenibilità riguarda in fin dei conti la possibilità di mantenere la vita sulla Terra agli esseri umani, perché la Terra c'era prima di noi, ci sarà dopo di noi e trova sempre un suo equilibrio. L'equilibrio che noi dobbiamo preservare è quello che consente a noi la vita. Ed è per questo che secondo me l'idea di sostenibilità concretizzata non è altro che l'idea di un motore da attivare per cosa? Per andare dove? E la meta non è la sostenibilità. La vera meta è quella del benessere dei nostri paesi, benessere dei cittadini. E qui chiudo con l'esempio clamoroso. Io negli anni ho cercato sempre di identificare quell'esempio che consentisse di declinare in maniera concreta quanto sto dicendo. La realtà è stata più forte di me. Un'epidemia si è trasformata in emergenza sanitaria perché negli ultimi decenni non abbiamo pensato al benessere dei cittadini, non abbiamo pensato all'ambiente in cui vivevano in termini di inquinamento dell'aria, non abbiamo pensato al benessere dei cittadini mettendoli in sicurezza rispetto a un sistema sanitario territoriale e non. E così potremmo andare avanti anche in termini di protezione individuale rispetto al preparare il proprio corpo nell'affrontare qualsiasi evento di questo tipo. Quindi questo evento che noi abbiamo vissuto ci ha fatto capire molto bene che per raggiungere la sostenibilità di un paese dobbiamo pensare
al benessere dei cittadini, che è molteplice, e molti banalizzano questo concetto di benessere. In realtà benessere è il paesaggio, benessere è l'ambiente, benessere è il lavoro, benessere è salute, benessere è istruzione e così via. L'Italia è fortunata da questo punto di vista perché dispone, per tornare alla questione degli indicatori, di un sistema di indicatori in grado di monitorare questo outcome del paese, un outcome che però è condiviso, non è settoriale. Dopo magari sugli indicatori ci torneremo in un successivo giro, una successiva domanda. Io vorrei chiedere ad Alberta Pelino, che è responsabile di Youth 20, del gruppo appunto dei giovani, che appunto, si raffronta col G20 portando le istanze appunto del appunto di chi in qualche modo così, le imprese, il mondo dell'economia, ma il mondo da 160 gradi sia, appunto, lo sta affrontando ora. E tra l'altro anche è fondatrice, credo, di Yas, Young Ambassador, corretto. Ecco, che cosa significa benessere per i giovani, comunque per voi, e su che cosa sta lavorando oggi Youth 20 nel portare avanti le istanze dei giovani a livello appunto delle grandi economie del mondo? Grazie mille, anche io ringrazio moltissimo per l'invito, per questo evento molto interessante. Come giustamente dicevi, appunto, sono la presidente della Young Ambassador Society, che è questa associazione che collabora con i ministeri e con il governo italiano per portare la voce dei giovani nelle istituzioni, e lo fa anche in collaborazioni con aziende piuttosto che con organizzazioni internazionali. Quest'anno è un anno molto importante perché in Italia c'è il G20 e quindi noi stiamo facendo un lavoro con più di 100 associazioni giovanili a livello italiano internazionale su molti temi. Primo tema, quello della sostenibilità. Ecco, noi in collaborazione con la Farnesina, prima della presidenza italiana, abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo chiesto a più di 10.000 giovani italiani quali sono secondo voi le priorità che i leader del G20 devono affrontare. L'80% ci ha detto la sostenibilità e il cambiamento climatico, quindi questo penso che sia un segno molto grande da parte dei giovani del fatto che la sostenibilità conta, e conta chiaramente anche poi nel modo in cui si rapportano alle aziende. Altri temi molto importanti sono sicuramente quelli del futuro del lavoro e delle opportunità lavorative, e poi anche il tema dell'inclusione, che sono chiaramente temi in cui le aziende giocano un ruolo sicuramente principale. Quindi ecco, stiamo portando avanti diversi filoli di lavoro. Uno dei temi in comune tra appunto ambiente piuttosto che lavoro, cultura, è proprio quello dell'istruzione e della cultura, perché riteniamo che di qualsiasi cosa si parli ci sia poi di base anche un problema culturale e di istruzione. Ecco, anche la sostenibilità, un ruolo fondamentale è quello proprio dell'istruzione e di come andare a cambiare comportamenti sia dei produttori che dei consumatori per andare sempre di più nella direzione di un mondo sostenibile. Quello che veniva citato anche prima per le skills, reskilling, quindi andare a dare anche ai giovani tutte quelle competenze che servono poi per entrare nelle aziende, nel mercato del lavoro in modo molto più consapevole e per portare all'interno delle aziende dei comportamenti più consapevoli che possono andare ad aiutare le aziende stesse ad affrontare la sostenibilità in modo migliore. È cambiato secondo te o lei l'approccio dei vecchi, chiamiamoli così, dei G20, dei saggi, rispetto alle istanze dei giovani in questi ultimi anni? Sta cambiando, anche perché insomma i giovani sono scesi nelle piazze, soprattutto per quanto riguarda le tematiche ambientali, quindi non avevano molte alternative, insomma. Quindi Greta Thunberg è servita come... Beh, si è fatta sentire, quindi sicuramente da lì è partito comunque un'attenzione diversa riguardo ai giovani. Ammetto, e non lo dico chiaramente insomma perché ne faccio anche un po' parte, però la presidenza italiana ha avuto una grande apertura anche rispetto ai G20 degli anni passati nell'ascoltare le voci dei giovani. Poi chiaramente c'è un dibattito più grande nell'andare a vedere poi qual è l'impatto concreto che ci sarà nel tempo, però ecco, devo dire che comunque in tutte le stanze principali con i ministri italiani del G20 siamo entrati, abbiamo portato avanti le nostre stanze, siamo stati ascoltati, adesso vedremo anche quelli che saranno i risultati nel prossimo meeting dei leader a Roma a fine ottobre. Grazie.
Professor Frey, ecco, tornando sul tema del greenwashing, io lo dicevo all'inizio, appunto venendo dal mondo della comunicazione, mi trovo bersagliata tutti i giorni da telefonate di imprese, di uffici stampa che mi segnalano iniziative sostenibili appunto di tutti i tipi. Ormai non fanno più notizie perché appunto è appunto troppo di moda. Ecco, quanto in realtà dietro agli slogan, al fatto appunto che siano se sostenibili non sta neanche sul mercato solo come etichetta, ecco, non è questo fare sostenibilità appunto in una logica di tenere assieme l'aspetto sociale, l'aspetto appunto invece ambientale, appunto della governance, e appunto a che stadio secondo lei, in base alle vostre ricerche, sono le imprese italiane? Ma allora, le imprese italiane in generale non sono messe male. Diciamo che circa un terzo delle imprese del nostro paese si è mossa in questa direzione perché ha capito che conviene. Cioè, bisogna essere anche quasi brutali dal punto di vista delle logiche che muovono i comportamenti. Allora, i comportamenti delle imprese si muovono nel momento in cui si capisce che un certo tipo di prospettiva, il futuro sostenibile, è una prospettiva importante in termini di posizionamento competitivo. E quindi, diciamo, c'è questo terzo circa di imprese che peraltro in tutte le analisi mostrano di performare meglio. Sono anche le più internazionalizzate, perché i mercati internazionali vanno in questa direzione. Sono anche legate al fatto che in alcune caratteristiche peculiari del nostro posizionamento delle imprese, delle filiere italiane, effettivamente la sostenibilità si sposa con alcuni elementi che servono per valorizzare il Made in Italy. La durabilità dei prodotti. Il fatto che una borsa, un paio di scarpe, un vestito del Made in Italy possa durare 50 anni e più, è una parte del ragionamento, per esempio, inerente alla sostenibilità dell'economia circolare. Noi dobbiamo ritornare ad essere più parchi dal punto di vista degli sprechi. La nuova generazione deve essere una generazione, abbiamo fatto un convegno recentemente con un movimento civico Cittadinanza Attiva in cui abbiamo fatto un'indagine sui giovani, deve essere una generazione spreco. Allora, le imprese che si muovono in questa direzione hanno bisogno di consumatori che si muovano in questa direzione, hanno bisogno di istituzioni che sostengano questo tipo di percorso. E come si supera il greenwashing? Mettendo insieme queste componenti. Il controllo sociale, la consapevolezza dei consumatori, dei cittadini, che facciano le scelte giuste e che poi le adottino in tutto ciò che viene dopo, per esempio l'acquisto dei prodotti, dei comportamenti conseguenti. Da parte delle istituzioni, forme di garanzia e anche di sostegno, di spinta di questi processi di cambiamento. E da parte delle imprese il fatto che si operi nella direzione della sostenibilità non perché c'è un dipartimento di comunicazione o di relazione istituzionale che la presidia o semplicemente perché c'è da fare un report di sostenibilità, ma perché il core business è pienamente investito da questo punto di vista. Nel momento in cui l'impresa orienta la sostenibilità, la propria attività principale, può fare la differenza e può, se è grande, trascinare con sé i tanti fornitori che ha. E qui veniamo alla logica di filiera che appunto di cui aveva accennato all'inizio il Presidente Gualtieri. Appunto, i tempi però sono lunghi, il fattore tempo è strategico e appunto anche qui le normative europee, poi veniamo all'altro tema che è quello dell'obbligatorietà, quanto servono appunto leggi obbligatorie. I tempi sono rapidi, adesso per dire, lavorando in un contesto come quello dell'Emilia Romagna, molto fortemente industriali, gli 8 anni alla fine, perché sono 8 per arrivare ai traguardi del Fit for 55, stanno mettendo in allarme tutti, perché poi appunto il legislatore, che appunto spesso appunto viene mosso da appunto ideali o ideologie appunto molto ambiziosi, poi si sconta con la realtà e cambiamenti che invece avanzano molto più lentamente. Sì, assolutamente sì, e infatti la condizione per cui la sfida deve essere di tutti, fatta insieme, è proprio per accelerare davvero questi processi. Però insomma si può essere ottimisti, nel senso che prendendo le imprese che si stanno più esponendo da questo punto di vista, esporsi può essere anche negativo perché c'è il greenwashing e quindi c'è anche un'attenzione sociale maggiore, evidentemente, si danno obiettivi che spesso sono all'interno della finestra del 2030, dicendo io voglio raggiungere il livello di decarbonizzazione corrispondente agli obiettivi europei nel 2027. C'è qualcuno che lo sta facendo nel 2025. Perché? Perché c'è anche una corsa, laddove ovviamente è possibile,
a riuscire ad avere un posizionamento migliore degli altri. Va bene, nel senso che se la solidarietà diventa un driver da questo punto di vista, è possibile questo tipo di accelerazione. Però il compito nostro, adesso si citava prima quella anche della formazione, per esempio il compito nostro di educatori a livello universitario in questa direzione è fondamentale, perché nei giovani io trovo un entusiasmo straordinario per questi temi e una logica anche di rapporto col mercato del lavoro profondamente diverso dal passato. Cioè fare qualcosa che possa essere utile è una spinta per tantissimi giovani in questa direzione. Se tutti ci si muove in questa direzione, la nuova generazione può sperare, non come oggi, di essere in una situazione peggiore della nostra generazione, ma di costruire le condizioni per cui magari i loro figli possano stare un po' più meglio, un po' meglio, scusate, di quanto non sappiamo è capitato ora, perché le crisi che abbiamo vissuto hanno effettivamente messo anche paesi che stanno molto meglio, che hanno un benessere significativo, in condizioni decisamente più critiche dal punto di vista diacronico prospettico. Grazie. Professore Samaggino, ecco, sul tema della misurazione degli indicatori, appunto lei si è occupata di BES, so che non so se domani in questi giorni ha un incontro invece sul BIL, il benessere interno lordo, ecco, cioè i tentativi di dare un'identità, no, a questi concetti di benessere e di sostenibilità, quanto sono concreti, realizzabili e appunto qual è la situazione anche qui oggi a livello statistico e quanto questi poi possono essere fatti propri dall'impresa per avere appunto dei benchmark con cui misurarsi. Diciamo innanzitutto che dal punto di vista tecnico-statistico siamo in una fase molto avanzata e siamo in grado di avere indicatori, di sintetizzarli nella maniera più corretta. E il corretto vuol dire possibilità di fare confronti con altri casi o con dello medesimo caso con se stesso nel tempo, eccetera. La vera questione centrale è l'adozione di questi indicatori nelle varie sedi in cui si prendono decisioni. L'adozione degli indicatori può avvenire nel momento in cui questi indicatori, ma soprattutto il modello concettuale che li ha prodotti, non dimentichiamo mai che gli indicatori non sono semplici statistiche, ma sono dei valori associati a un modello concettuale. Che cosa intendiamo per benessere? Ecco, questa definizione deve essere condivisa, non può essere imposta. È un po' quello che ha fatto il BES, il progetto BES, che ha definito il benessere per il nostro paese in un modo condiviso. La questione poi della costruzione degli indicatori è qualcosa di tecnico. Perché tutto questo divenga poi oggetto anche delle decisioni non solo governative, ma anche nelle aziende, bisogna che tutti ci si muova nella medesima direzione. Ecco perché un modello concettuale adottato da tutti diventa importante. Ecco perché noi l'avevamo inserito come obiettivo all'interno della cabina di regia Benessere Italia a Palazzo Chigi, ed ecco perché proprio in quell'ambito abbiamo incontrato centinaia e centinaia di aziende, e non solo, che hanno testimoniato il fatto che anche nel momento in cui loro stessi si muovono su un segmento di produzione o di mercato, quello che sia, anche limitato, inserire questa azione all'interno di un modello di società, all'interno di un comune obiettivo, che è quello del benessere di tutti, motiva molto anche le aziende. Ricorderò sempre di aver ricevuto un'azienda che opera nella rigenerazione dei pneumatici, che sembrerebbe molto settoriale, ma la prima cosa che mi è stata detta da loro è stata: il fatto che noi si svolga questa azione è importante, ma lo è ancora di più nel momento in cui capiamo che lo facciamo per il benessere del paese e non per il profitto, che è qualcosa che viene dopo e non viene come obiettivo primario. Dopodiché la cosiddetta rendicontazione non finanziaria diventa sicuramente uno strumento che consente di portare sul binario giusto le aziende. Ma se questo deve diventare qualcosa di obbligatorio, ne ho sentito parlare poco fa, ecco, ci dobbiamo chiedere se ha veramente
può portare quel risultato cui tutti ci aspettiamo di andare, soprattutto in un paese come l'Italia, in cui il tessuto della produzione è fondato sulle piccole e medie imprese che hanno fatto grande il nostro paese, che hanno portato ricchezza al nostro paese in tutti i sensi, perché è stato anche il veicolo di concretizzazione di una creatività che è inutile negarlo, ci appartiene storicamente. Il rendere queste imprese, che sono piccole e medie, aggravarle di un compito obbligatorio potrebbe essere controproducente, anche in considerazione del fatto che proprio le piccole e medie imprese sono quelle che più celermente e con maggiore agilità riescono a riorientare la loro produzione proprio nella direzione di cui stiamo discutendo. Quindi tutto deve avvenire all'interno di una motivazione che deve essere condivisa e che deve partire sicuramente dall'alto. Quello che abbiamo cercato di fare da Palazzo Chigi ha portato dei frutti e pensavamo di poterli portare ancora più avanti, però soprattutto dei frutti intesi come riorientamento comune verso un unico obiettivo condiviso. Grazie professoressa. Ecco, chiedo al professor Frey quanto la dimensione di impresa, appunto parlava adesso dell'importanza soprattutto in un territorio, in un paese come il nostro, appunto le piccole sono state fondamentali e sono probabilmente anche uno dei vettori di sostenibilità, soprattutto delle aree più disagiate dove ci sono e dove sono radicate. Ecco, quanto la dimensione di impresa è un freno un approccio, invece un boost per un approccio sostenibile e l'altra cosa quanto appunto la creatività che è insita nell'italianità, può in qualche modo premiare l'Italia in questo percorso europeo, appunto, del raggiungimento degli obiettivi degli SDGs. Ma allora, sicuramente le grandi imprese hanno la possibilità di mettere in campo più risorse e si possono strutturare in maniera più articolata rispetto a presidi, che soprattutto quando il tema diventa fortemente integrato, tocca le persone dentro l'organizzazione, il rapporto con i territori, le scelte di innovazione tecnologica collegate, evidentemente possono essere più attrezzate, però non, le piccole e medie imprese italiane hanno anche certe capacità, appunto, e ci ricolleghiamo al tema della creatività, per cui la sostenibilità può diventare un driver importante di posizionamento. Noi abbiamo le cosiddette multinazionali tascabili, cioè le imprese italiane che poi tanto piccole non sono, perché nel momento in cui diventano multinazionali davvero, magari hanno qualche centinaio, se non qualche migliaio di dipendenti, però sparsi in tutto il mondo, che hanno dimostrato, ce ne sono tantissimi esempi, che sfatano un po' il tema delle medie imprese italiane, che è una fascia in cui non siamo così presenti, con cui la sostenibilità, anche negli anni passati, la capacità di essere orientati al green, per esempio, sono stati un elemento di crescita molto significativa. Quindi, se da un lato, quando parliamo delle piccole e medie imprese classiche, distretti industriali, per intendersi, alcuni si sono trasformati e hanno valorizzato le loro caratteristiche di questo tipo, altri hanno fatto decisamente più fatica e hanno sofferto molto la concorrenza dei paesi, in particolare della Cina. Dall'altra parte, però, noi troviamo nel sistema produttivo quel 30% che dicevo, è abbastanza variegato, e ci sono anche realtà di minori dimensioni che procedono in questa direzione. E la chiave di lettura è proprio quanto la creatività insita nelle nostre imprese e la capacità innovativa nelle nicchie. Tante volte, magari su componenti specializzati e non necessariamente su prodotti finiti, può essere guidata in questa direzione. Ed effettivamente lo è, soprattutto se si pensa, uno degli altri temi molto alla pace è quello dell'economia circolare. L'economia circolare, nel momento in cui si vuole veramente trasformare il ciclo di vita del prodotto, non limitandosi alla fase finale, che è la gestione migliore dei rifiuti e del loro riciclo, parte dal design. E quindi il design. L'abbiamo visto l'azione del mobile adesso, no? Quanti prodotti ci sono ora che partono da una progettazione più sostenibile? Tantissimi. Perché effettivamente, come dicevamo in precedenza, questo stimola delle capacità, delle attitudini e magari anche un recupero di certe logiche,
che in passato si erano consolidate, che sono state soltanto attutite o eliminate dai 50 anni di consumismo di massa e di produzione di massa, che probabilmente è stato una delle fasi meno positive in ottica di sostenibilità della vita dell'uomo. Sì, probabilmente positive per chi ha vissuto quegli anni di boom, appunto, una grande ricchezza. Nel benessere economico, sì, ma non nel benessere, certo, complessivamente, no, intero. Assolutamente. Usando gli indicatori della professoressa Maggino, sicuramente no, emergerebbero molti lati negativi di un certo tipo di percorso. Ecco, io vorrei chiedere ad Alberta Pelino che cosa ne pensano i giovani in generale dell'impresa, perché si percepisce una cultura anti-impresa, soprattutto anti-grandi corporation, no, da parte dei giovani. È effettivamente così? E qual è, appunto, come si vedono i giovani nel ruolo non solo di imprenditori di lavoro, ma di potenziali datori di lavoro? Assolutamente. Allora, sicuramente i giovani cercano quelle aziende in cui riescono in qualche modo a riconoscersi a livello di identità, a livello di valori e a livello di cultura. Quindi chiaramente anche dal punto di sostenibilità cercano quelle imprese che hanno comunque, prendono degli impegni, ad esempio anche tramite Global Compact, sulla riduzione delle emissioni, piuttosto anche che utilizzare dei modelli che si rifacciano all'economia circolare, che cercano comunque di ridurre gli sprechi all'interno delle aziende e anche che comunichino questo valore in modo molto trasparente, che si confrontino sui giovani su questi temi. Un esempio concreto: quest'anno, sempre in ambito del G20, abbiamo organizzato un evento in cui abbiamo messo insieme giovani dai 20 paesi del G20 e i CEO di 5 aziende italiane molto grandi a confrontarsi in modo molto aperto su cosa queste aziende stanno facendo su questi temi. Ecco, questo è qualcosa che i giovani apprezzano, e chiaramente sia dal punto di vista poi in che modo poi si consuma, ma anche dei posti di lavoro in cui scelgono di andare a lavorare, quindi decidono di andare a lavorare in quelle imprese nella quale pensano comunque che ci siano dei valori nei quali si possano riconoscere. Sicuramente citavi che i giovani non vogliono più sentirsi solamente dipendenti, ma c'è anche tutto un discorso legato all'imprenditoria, quindi ecco, anche uno dei grandi temi è quello proprio di chiedere ai governi, in particolare anche al governo italiano, di andare a facilitare quella che è tutta la burocrazia, piuttosto che finanziare per le start-up e per i giovani imprenditori, perché chiaramente questo anche è un tema importante dell'ecosistema, ma anche da questo punto di vista le aziende sono fondamentali, perché anche tutto il discorso start-up è sicuramente molto collegato alle imprese e anche alle imprese molto grandi, che possono sia andare a supportare i progetti dei giovani sia tramite educazione, ma anche che proprio investimenti concreti e supporto verso l'imprenditoria giovanile. Quindi ecco, diciamo che non penso che siano assolutamente contro, anzi no, chiedono semplicemente che ci sia una trasformazione di quelli che sono i valori sia sociali che ambientali, però ecco, penso che stiamo andando in questa direzione, chiaramente, insomma, chi più velocemente, chi più lentamente, però si cerca di farlo insieme. Alcuni esempi concreti: abbiamo fatto diverso lavoro su quello che è il settore fashion, che è responsabile del 10% delle emissioni a livello globale e anche circa quasi del 20% dell'utilizzo di acqua. Ecco, qui i giovani ci dicono che sarebbero disposti a spendere un po' di più per avere però vestiti più di qualità, che durino nel tempo, quindi che possano utilizzarli, ed anche ad utilizzare ad esempio vestiti di seconda mano, e quindi cercare comunque di andare incontro a modelli di economia circolare. Un altro tema grande, un settore, è quello del cibo, quindi cercare prodotti che siano più locali, che siano più sostenibili, che siano biologici, ma anche ad esempio la finanza, che è il settore da cui provengo, io comunque lavoro a Londra nel settore della finanza. Ecco, anche lì andare a favorire quegli investimenti, andare verso la finanza sostenibile e quei fondi che comunque contengono quelle aziende che cercano di andare incontro ai criteri di sostenibilità sia ambientali che sociali. Quindi ecco, molto concretamente nei vari settori e nelle varie aziende i giovani incominciano a farsi delle domande, a cercare delle risposte, cercano un confronto concreto con le aziende e vogliono collaborare sia come indipendenti ma anche come partner attraverso l'imprenditoria giovanile in quello che è un processo di trasformazione collettiva della società. Mi viene quasi da dire, professor Frey, che basterebbe fare più spazio ai giovani nelle aziende per diventare più sostenibili, corretto? Sì. Sì.
Noi siamo un paese che da questo punto di vista non è molto virtuoso. No, appunto per quello, esatto. Lo dicevo, appunto, se la mia ultima domanda, perché appunto magari recuperiamo 5 minuti appunto siamo un po' in ritardo, era che cosa manca oggi, quale secondo lei è l'azione prioritaria oggi da mettere in campo per cercare di accelerare un vero approccio sostenibile da parte delle aziende, quindi uno, mettiamoci più giovani dentro tutte le organizzazioni. Questo di sicuro, ma in realtà gli ingredienti li abbiamo tutti, cioè non è che in questo momento noi possiamo dire che manca qualcosa, bisogna metterli in ordine in modo strategico. Cioè, è stato detto, noi oggi ci troviamo con una disponibilità di risorse che è di gran lunga superiore a quella dell'epoca della ripresa, dell'avvio della ripresa dopo la Seconda Guerra Mondiale, piano Marshall. Quindi le risorse ci sono, il disegno europeo c'è, perché il Green Deal da questo punto di vista è la maturazione concreta, cercando di portare a terra, l'intenzione sarebbe questa, ciò che è maturato a livello internazionale da un po' più di un decennio, perché il concetto di Green Deal si afferma a livello internazionale in vista della conferenza di Rio de Janeiro del 2012, 20 anni dopo Rio 92. E dall'altra parte abbiamo i diversi attori, abbiamo sentito adesso coloro che devono essere i protagonisti, perché noi lavoriamo per loro, sono i nostri figli, quindi da questo punto di vista è la cosa più normale, ci unisce tutti, non c'è nessun dubbio da questo punto di vista, in questa prospettiva. Le imprese ci sono, almeno una parte importante ormai delle imprese ci sono, la stessa generazione SprecaPO, mettendo non solo i giovani ma l'insieme dei cittadini in quell'indagine che dicevo, ormai siamo arrivati anche lì a un terzo della popolazione che ha questa disponibilità, le donne sono un pochino di più in quest'ottica, e quindi il gioco virtuoso dei diversi attori che possono contribuire ciascuno per conto proprio per un futuro più sostenibile c'è, basta andare insieme in quella direzione. E le istituzioni, paradossalmente, possono riconquistare la fiducia perduta negli ultimi 20 anni assecondando e accompagnando questo tipo di percorso. Non devono forzare la mano in nessun modo in questa fase. Quindi anche il concetto di obbligatorietà. L'obbligatorietà si introduce quando diventa il modo per far sì che tutta una società che vive di regole debba adottare quelle regole. Non è il punto di partenza. Il punto di partenza che mette in moto i processi è la consapevolezza da parte di ciascuno che quel percorso merita di essere fatto. Ecco, a mio parere noi siamo in una situazione, lo è il nostro paese, lo è l'Europa per tanti motivi che abbiamo detto, anche perché noi abbiamo davvero perso tantissimo terreno negli ultimi 20 anni, quindi il fondo l'abbiamo toccato. È l'auspicio, credo, di tutti, e devo dire appunto conoscere per agire è il motto, no, del percorso che ha delineato anche Impronta Etica.